La didattica a distanza sostituirà per davvero gli insegnanti? C'è una certa paura, c'è un certo timore che aleggia nell'aria, io lo sento da molti insegnanti con cui sono in contatto, secondo la quale questa paura, appunto, tutto questo discorso della didattica a distanza finirà per sostituire gli insegnanti. Ho letto che molti si vedono già disoccupati, altri vedono il ruolo dell'insegnante sminuito e così via. Tranquilli, non succederà, ma per un semplice motivo, perché dobbiamo considerare non solo la funzione dell'insegnante, ma anche il ruolo dell'insegnante. Allora, pensateci un attimo, è vero che la funzione, se noi parliamo della funzione più, potremmo dire, superficiale dell'insegnante, quella forse più pratica, più concreta forse dell'insegnante, è vero che è quella di insegnare un argomento, una materia, il che solitamente comprende trasmettere delle informazioni. Però attenzione, perché se noi andiamo a vedere bene l'intero processo dell'apprendimento, trasmettere un'informazione è solamente uno dei tanti passi, dei tanti step da compiere affinché il nostro ragazzo apprenda e comprenda veramente quell'argomento. Quindi è vero che in questo caso il web, ad esempio, io spesso dico anche che se non volete comparire nei video, sui video di YouTube, potete prendere, cioè se, sui video potete anche prendere, ad esempio, video di YouTube su quegli argomenti e così via. Però attenzione, perché questo fatto qui non basta per minare né il ruolo dell'insegnante e né anche l'autorevolezza dell'insegnante, quindi la figura dell'insegnante stesso. Perché? Perché è vero che io posso anche appunto indicare agli alunni guardatevi questo video su YouTube, però poi ci vorrà qualcuno che glielo spieghi, che spieghi questo video. Questo è molto importante, non dimentichiamolo. Punto primo. Punto secondo, l'altra funzione è appunto quella di non solo rielaborare il contenuto, ma anche poi accompagnare il ragazzo lungo il difficile percorso che va verso la comprensione, che si dirige verso la comprensione, che non è semplicemente mostro il video, lo spiego, boom. Noi sappiamo benissimo, cioè chi lavora nelle scuole lo sa benissimo, che una volta fatto questo, poi c'è il ragazzo che non ha capito e dopo una settimana alcuni concetti già non sono più chiari e se li sono dimenticati, allora bisogna riprenderli e così via. Quindi tutto questo in qualche modo deve comunque essere gestito da un essere umano. E per ciò che riguarda l'autorevolezza invece dell'insegnante, un conto sarebbe se io dicessi, io insegnante ad esempio, io docente, dicessi guardatevi questo video che spiega bene questo argomento, punto, boh, sparisco e chi si è visto si è visto. Allora lì sì che avrei ragione a pensare, cavoli, che figura ci faccio, la mia autorevolezza nei confronti degli alunni, eccetera, eccetera. Ma se io invece indico il link, ma il video, ma nel frattempo poi ci metto del mio, con i miei commenti, con il mio punto di vista, con davanti i ragazzi, con la mia classe. Allora ecco che in realtà tutto questo discorso della didattica a distanza e quindi anche magari dei contenuti, cioè la segnalazione di contenuti prodotti da altri, anziché sminuire il mio ruolo, lo arricchisce. Perché in questo caso io non chiedo a quel contenuto di sostituire me. Ma anzi, io sto utilizzando quel contenuto per arricchire una lezione portata avanti da me, quindi multimediale, interattiva, eccetera, eccetera. Allora ecco che, ancora invece, paradossalmente, ecco che la mia figura di insegnante non può che rimanerne rinforzata, ovviamente seguendo i precisi passaggi che vi sto spiegando con questi miei contenuti sulla didattica a distanza. Non so che cosa ne pensate, anzi, voglio saperlo, scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi al canale per conoscere, per rimanere aggiornati. In descrizione trovate il mio indirizzo email se volete invece farmi delle domande direttamente, quindi direttamente a me. In più trovate anche il link al mio canale Telegram, sul quale io pubblico tutti i miei aggiornamenti, non solo dei video e dei podcast, quindi video e audio, ma anche tutti gli articoli che io scrivo per altri blog, per altri siti, riflessioni, ricerche che trovo e così via. Per il momento è tutto. Un saluto da Ivan Ferrero. Ciao!